Il presidente della regione Marco Marsilio e l'assessore regionale Guido Liris hanno incontrato a Cerchio i bambini arrivati nei giorni scorsi da un orfanotrofio dell'Ucraina, che sono ospitati in un centro di accoglienza comunale, struttura ora gestita dagli alpini. È un centro di prima accoglienza fatto con l'istintività e con la disponibilità, grazie a delle associazioni di volontariato che ci hanno coinvolti, e grazie a loro abbiamo fatto e abbiamo avuto l'opportunità di creare questa struttura. Devo dire una struttura adeguata, idonea, accogliente, e grazie anche all'aiuto di tantissimi volontari stiamo riuscendo a gestirla in maniera egregia e idonea per queste persone che ci sono venute a trovare. Sono 50 persone, circa 40 bambini, poi ci sono degli accompagnatori. Al momento c'è la questura all'interno che sta ricostruendo, diciamo, tutte le famiglie per capire in che modo devono essere trattati, però sicuramente ci saranno pure minori non accompagnati, e quelli hanno tutta una procedura particolare, perché sarà il Tribunale, la Procura del Tribunale dei Minori dell'Aquila poi ad attivarsi in tal senso e con noi confrontarci, e poi vediamo quali sono le procedure che dovremmo seguire. Noi ci siamo aperti anche con un apporto della Protezione Civile regionale su tutto il territorio regionale ad accogliere gli ucraini, sarà un flusso importante. All'Aquila abbiamo accolto la nazionale ucraina femminile, ci sarà ulteriore flusso non soltanto di atleti ma anche delle famiglie degli atleti stessi, ma questa tipologia tocca il cuore e sta toccando il cuore di tutta la regione. Tante sono le famiglie che chiamano la regione perché vogliono testimoniare la volontà di adottare gli orfani, che in questo momento sono essenzialmente una fragilità che deve vedere le istituzioni concentrate e determinate a un'assistenza che sia la migliore possibile. Il presidente ha visitato la colonna mobile sanitaria, dove sono stati effettuati tamponi per accertare la presenza o meno del Covid nei profughi ucraini. Questa è sicuramente quella che colpisce di più, anche perché parliamo di decine e decine di piccoli, di orfani, di minori, per i quali io devo ringraziare questa splendida comunità per l'accoglienza che ha saputo dimostrare e per l'umanità con la quale sta trattando questa situazione così delicata. Io ho terminato da poco una lunga riunione, un'ora e mezza, con il commissario Curcio, con il capo del dipartimento e con tutti gli altri commissari delegati. Non sappiamo cosa aspettarci nei prossimi giorni, è chiaro che facciamo tutti il tifo perché finisca quanto prima questo stato di guerra. Ma in Italia ad oggi sono entrate circa 40.000 persone, un migliaio in Abruzzo, quindi sono circa il 2,5% delle persone che sono entrate in Italia, ma al momento solo in Polonia ce ne sono quasi 2 milioni.